Pat's looking at it. Abbiamo risolto anche le questioni tecniche, grazie per essere qui stasera, grazie di cuore ad Andrea Maducci e alla sua compagna Maria per averci ospitato qui questo pomeriggio. È un'iniziativa che io e Michele Travaglio avevamo in mente da tempo, che finalmente riusciamo a realizzare. Noi viviamo solo 2 minuti di esposizione, così penserà Michele a fare il resto. Viviamo in un'epoca in cui il sovraccarico di informazione rende di fatto necessaria la selezione di ciò che si ha il tempo di leggere, ed è l'esperienza quotidiana di chiunque legge i titoli e sconti contenuti. Viene naturale oggi non solo scegliersi la fonte di informazione, ma anche le versioni che più si avvicinano al proprio modo di pensare e che ci rassicurano di più, come nella vignetta che abbiamo usato per promuovere questi incontri. Così cose nascono, ma sicuramente si diffondono, realtà virtuali che vivono in universi paralleli. Siano questi universi reali o virtuali, sicuramente sono sempre più autoreferenziali e costruite la nostra immagine e somiglianza. Poi c'è una questione più grande legata alla sfiducia, alimentata troppo in questi anni, sfiducia verso tutto ciò che non ci convince. Solo così, senza anticipare troppo di quello che verrà detto dopo, può proliferare un dibattito sulla legittima difesa nell'epoca del più alto tasso di sicurezza, soprattutto rispetto agli omicidi degli ultimi 2 secoli, ovvero da quando abbiamo i dati, probabilmente degli ultimi 2000 anni, senza appunto che le statistiche possano in qualche modo aiutare a instradare il dibattito nella civiltà nel buon senso. Abbiamo scelto questo posto, la casa del boia, in cui un boia non ha mai vissuto, oltre che per la squisita e geniale ospitalità di Andrea Maducci e di Mario Ardiosi, anche un po' per dare un po' di coerenza al teatro delle nostre chiacchiere. Il vivere e il pensare a propria somiglianza è talmente per me un pericolo che ogni tanto prendo un aperitivo con Michele Travagli, che è un classico iperliberista, veneziano della prima ora, giardiniano da sempre, e che diciamo non condivide certo tutto quello che io penso, né io condivido tutto quello che io penso. Però credo che serva non solo confrontarsi con le proprie certezze, ma anche condividere i propri dubbi. Così è nata questa iniziativa, un po' naif nell'organizzazione, come pretenziosa nelle ambizioni, a cui speriamo di dare seguito nel prossimo futuro. Ringrazio le persone che hanno accettato di essere qui oggi e quelle che sono venute ad ascoltare. Al termine, prima che riprendiate paura per il dibattito annunciato, pensavamo a una forma tendenzialmente gaudente, per cui c'è già vino e salatini pronti. Potete formare tranquillamente gruppi di lavoro mentre bevete qualcosa. Lascio la parola a Michele per l'introduzione. Buonasera a tutti, ringrazio Leonardo per l'introduzione. È anche divertente, la mia storia politica è un po' particolare, ho fatto diverse avventure, ho avuto diverse vite. Ma oggi volevo più intervenire un po', non dico in qualità di esperto perché non lo sono, ma lavoro in comunicazione, mi occupo anche di comunicazione politica e sicuramente il tema è significativo sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista, diciamo, civile e umano. Quando abbiamo cominciato io e Leonardo a ragionare di questa iniziativa, ho accettato con grande piacere di lavorare insieme a lui per provare a dire qualcosa su questo tema, e un po' mi sono maledetto per averlo fatto, perché ho cominciato a lavorarci un po' sopra, ho cominciato a leggere un po' di cose, ho cominciato a scavare un pochino sul tema, a sentire opinioni diverse, e parallelamente abbiamo visto le grandi campagne elettorali in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia, la campagna elettorale continua che c'è in Italia, che francamente io sono nato nell'80, vedo politica dal 91 perché ero matto e da allora sono in campagna elettorale, non so bene per cosa, ma è così. Quindi comincio il mio intervento, però non lo faccio partendo dagli anni, con questa scaletta disordinata, ho parlato di teorema di Rolf Geller.
Non so quanti di voi ricordano Friends e i sei newyorkesi sul divano che intrattenevano mezza America e mezza Italia negli anni 90. Però c'è stato un editoriale del New York Times sul tema che dava la colpa del declino dell'Occidente a Friends e a Ross Geller. Nello specifico, i sei amici newyorkesi, tre uomini e tre donne, erano cinque persone dalle competenze e professionalità un po' strane, c'era uno che forse lavorava in finanza, eccetera, e c'era un ricercatore. Questo qua era preso per il culo da tutti. Era quello più preso in giro, addirittura c'è una puntata epica in cui cerca di convincere una delle protagoniste che l'evoluzione è una verità scientifica e lei controbatte che no, non è così. E parto da questo perché credo sia significativo, cioè il ruolo del fatto nel dibattito sulle fake news è fondamentale. Perché da un lato io vengo da un percorso accademico interrotto malamente anche grazie alla riforma che ha portato al nuovo ordinamento, ma ricordo l'attenzione che riservavamo all'Università di Bologna all'inizio degli anni 2000 per i pensatori postmoderni. Adesso non è che sto a fare accademia o teoria, però è vero che certi estremismi del postmoderno hanno annullato in una certa qual misura il valore di verità del fatto. Ci sono tesi e teorie linguistiche per cui da un testo si può ricavare tutto, c'era il buon Umberto Eco che diceva no, quantomeno almeno il testo non autorizza determinate letture, ma ne autorizza tante altre, insomma il discorso è abbastanza complicato. Ma arrivo un po' più vicino a noi e torno alla mia università. E ricordo che il professore di giornalismo dell'epoca ci raccontava che nelle redazioni andava forte l'acronimo PENC, politica ed esteri nessun clic. Cioè, quando lanciarono Zambardino e gli altri, Repubblica.it, che è stato il primo grande esperimento di giornalismo online in Italia, si resero conto che di fatto l'attenzione delle persone non era rivolta agli argomenti di politica e agli argomenti di politica estera. Da qui è nata la colonna destra di Repubblica, che abbiamo tutti preso in giro per anni, che secondo me è l'origine di ogni male, insieme al teorema di Vapiello. Esagero e scherzo, ma non preoccupatevi che arriviamo da qualche parte. Arriviamo da qualche parte perché oggi online siamo più o meno tutti e leggiamo più o meno tutti tante cose, alcune espressioni che sono quasi standard. Io penso con la mia testa, che mi viene da dire coraggioso, perché su certi argomenti l'opinione degli esperti è fondamentale, la tua testa non basta. La testa dell'esperto non basta all'esperto per arrivare a capire determinate cose. Chissà come funziona la ricerca accademica, sa bene come si fa ad arrivare a statuti di verità alti su alcuni argomenti controversi. Pensare con la propria testa non basta. Un altro dei grandi argomenti, purtroppo sarà un intervento non ordinatissimo, perché i temi sono tantissimi, parliamo di fake news e verità alternative, c'è tantissima roba dietro. Uno degli elementi di cui inviterei gli amici giornalisti che ci seguiranno a parlare è un tema che mi sta tantissimo a cuore, insieme al tema dei fatti, quindi di ciò che è dimostrabile o di ciò che rientra all'interno di un modello, c'è un altro argomento che mi interessa moltissimo. In Italia abbiamo dato una definizione, è par condicio. Negli Stati Uniti il dibattito, siccome se faceva giornalismo veniva da un pochino più indietro, ed era il grande tema del balance. In una serie televisiva che io consiglio a tutti, che si chiama The Newsroom, c'è un dibattito tra gente che fa news, in buona sostanza, e in cui a un certo punto c'è uno scambio di battute tra le persone. Uno chiede che cos'è il balance, no? Che cos'è l'equilibrio nel dare una notizia. Perché le notizie non hanno sempre due lati della storia. A volte c'è un lato solo, quando si presenta una cosa che è verità fattuale, a volte ci sono molti punti di vista in una notizia. Come descrive Balance Aaron Sorkin, che poi avrebbe vinto il premio Oscar? Lo descrive in questo modo, dice: se i repubblicani domani in Senato presentano una legge per cui si insegna che la terra è piatta a scuola, il giorno dopo il New York Times pubblica repubblicani e democratici in disaccordo sulla forma della terra. Questo è il concetto di balance. Ed è un punto di riflessione che voglio lasciare agli amici giornalisti che seguiranno, perché non è il mio mestiere fare il giornalista, ma sono appassionato di giornalismo. Questi due o tre elementi con cui ho voluto aprire l'intervento ci servono, o almeno mi servono un pochino, per inquadrare il dibattito sulle fake news e per toglierlo dal luogo dove in questo momento è confinato. Perché in questo momento, quando parliamo di fake news, tendenzialmente parliamo di notizie artificiali che vengono prodotte in modo tutto sommato consapevole, e guardo Elisa perché so che il suo
intervento si concentrerà in maniera particolare su questi temi, e che vengono distribuite su canali di non grandissima qualità, di non altissimo livello, a volte in maniera consapevole e volontaria da parte dei produttori di fake news. Su questo faccio un piccolo asterisco, torneremo dopo a come vengono prodotte queste notizie, perché ci ho lavorato dietro un pochino e credo un po' di aver capito come funziona il meccanismo, e non necessariamente sarà facile smontarlo. È chiaro che un elettorato ben informato è garanzia per la democrazia. Senza un elettorato ben informato la democrazia non funziona, c'è poco da fare. Se le informazioni sono false, tendenziose, d'altra parte cosa fa ogni sistema totalitario? Prima cosa si porta in casa le televisioni, i giornali, mette in galera i giornalisti, eccetera, eccetera. La politica ha bisogno di consenso, la democrazia ha bisogno di consenso. E adesso siamo inseriti appieno in questo dibattito. Il dibattito qual è però? Quali sono le posizioni politiche in campo? Da un lato, la politica tradizionale, che ha preso smusate negli ultimi 2 anni perché non ha visto arrivare il treno in corsa che era partito 10 anni fa. Perché quel treno è partito 10 e forse più anni fa. Ci entro subito nell'argomento. Come funziona approssimativamente il motore delle fake news? Perché non è che uno si sveglia la mattina e dice «Oh, adesso butto sul Corriere del Corsaro, ci inventiamo 4 fregnacce sui migranti, ci inventiamo 4 fregnacce su tutta una serie di argomenti relativi all'Europa, relativi ai temi caldi, e boom, improvvisamente diventiamo popolari, le notizie si diffondono e addirittura deragliano da quei luoghi di confine non troppo raccomandabili ed entrano nel dibattito mainstream. Non è propriamente così. Non è propriamente così perché i nostri dati personali nel momento in cui accediamo ai media digitali. Perché le fake news sono costruite su profili e dati che noi decidiamo di fornire in ogni momento, e lo decidiamo ogni qualvolta, e ragazzi lo facciamo con una frequenza assolutamente imbarazzante, sono contratti legalmente vincolanti. Poi è chiaro che Google e Facebook hanno legioni di avvocati e noi a Mampasco come che moto preferiamo, come bla 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 bla, tutte queste cose, noi forniamo dei dati su chi siamo, su quali siano le nostre preferenze, su come la pensiamo su determinati argomenti. Questo dato è molto interessante perché tutto questo insieme di dati ha dei pivot, ha degli elementi attorno a cui questi dati ruotano. L'elemento attorno a cui dovessi essere il signore del male, mi dispiace non avere i mezzi economici per esserlo, ma lo farei volentieri, cosa farei? Butterei fuori tutta una serie di applicazioni divertenti. Tanto la gente ci gioca, diventano virali, di 100 che ne produco, 10, 15, 20, fanno milionate di utenti. Autorizzano gli utenti, con loro continua, il fatto che io possa prendere e analizzare quel dato. Ex post, rispetto all'aver preso in carico tutti questi dati, creo dei profili. Sono profili nuovi rispetto alle variabili sociodemografiche attorno alle quali siamo abituati a fare dibattito. Sono profili strettamente collegati alle preferenze e alle credenze e alle opinioni personali. Fatto questo, cosa faccio? Fatto questo, ho una definizione di pubblici eterogenei, ma sono eterogenei nel loro essere classificati, ma omogenei al loro interno. Non sono più omogenei per le categorie politiche tradizionali, ma lo sono rispetto ai gusti, alle preferenze e alle credenze. Io ho un paio di casi personali, non so se sia capitato anche a voi, comunque gente che 10-15 anni fa era di sinistra spinta, me li trovo sulle barricate anche europeiste e salviniane. È cambiato tutto, ma è davvero cambiato tutto. Non possiamo più ragionare con i vecchi schemi, perché chi gestisce il digitale oggi, chi gestisce tanti servizi digitali, non ho un nome da darvi, attenzione, sono tante persone che fanno tante cose diverse, che producono tanti risultati diversi, quindi la questione è straordinariamente complessa. Però cosa faccio? Una volta che ho costruito dei profili basati su credenze e opinioni, a quel punto lì produco del contenuto che ben si adatta a credenze e opinioni che esistono già, perché la fake news funziona nel momento in cui incrocia qualcosa di preesistente nella società. Non funziona a prescindere, funziona solo quando rinforza una visione, quando una visione è in parte già presente.
altrimenti il giochino si spacca, non diventa così pervasivo, non diventa così forte, non diventa così diffuso. Costruiti i profili di queste persone, li hanno chiamati profili psicometrici per dare una definizione, mando fuori determinate notizie. Non sto dicendo cose completamente campate in aria. C'è una società inglese, si chiama Cambridge Analytica, ha seguito la campagna elettorale di Brexit, ha seguito la campagna elettorale di Trump e ha fatto questo lavoro, ha pubblicato dei paper in cui diceva come aveva operato, chiaramente lasciando da parte il fatto che si siano inventati le fregnacce, perché quello non è tanto simpatico da dire, che si inventi le notizie che non esistono, ma tutto il lavoro di profilazione psicometrica lo hanno fatto. E guarda caso, negli Stati Uniti, ad esempio, è stata fatta una forte campagna pro Trump tra gli appassionati di motociclismo. E dici, ma che senso ha questa cosa? Ha senso perché nelle profilazioni precedenti hanno visto un incrocio di interessi e di... Quindi l'argomento non è così semplice. Non è così semplice, ma non è neanche così devastante. E perché qua arrivo al lato un po' meno popolare, forse, del mio intervento. Le ricerche che sono state fatte su Brexit e su Trump dicono che sì, le fake news ci sono state, ma che non hanno impattato in maniera misurabile sul risultato finale. Non dico, e non dicono le ricerche, che non abbiano spostato voti, attenzione, ma che questo spostamento non è stato significativo per determinare il risultato delle elezioni. Allora io sono qui a parlare di fake news come da anno, ma le ricerche mi dicono. È perché qui si innescano due temi con i quali chiudo l'intervento. Mi ero segnato un sacco di cose in più da dirvi, ma chiudo su questi due argomenti. Il primo, e rilancio la palla agli amici giornalisti che verranno dopo, è che secondo me fake news va inteso in senso ampio, perché esistono diversi statuti di verità, esistono notizie che sono platealmente false per un pubblico dal livello, diciamo livello culturale, ma di nuovo sbaglio perché le categorie sono cambiate, però a livello culturale medio-alto ci sono notizie che sono platealmente false e che però impattano su determinati profili. Poi ci sono mezze notizie e mezze verità, ci sono situazioni straordinariamente più raffinate che vanno a impattare e si diffondono in pubblici diversi. Di solito quando osserviamo ci poniamo sempre sopra. Non dimentichiamoci, io sono cascato in un paio di fake news negli ultimi anni, è normale, può capitare a tutti. Perché vengono? Sono costruite oppure si diffondono all'interno di profili psicometrici coerenti, dove una narrazione dà forza, ogni persona che crede in una determinata narrazione si dà forza l'un l'altra per diffonderla. Quindi vi invito nella riflessione sulle fake news e le verità alternative, rido verità alternative perché sentivo un portavoce della Casa Bianca che parla di realtà alternative, fa abbastanza ridere, ma d'altra parte l'elettorato trampiano, insomma, bisognerebbe fare una grande riflessione, ma non è questo l'obiettivo. Dico, stiamo molto attenti ai diversi livelli di verità delle fake news. Noi in Italia, io non ho grandi simpatie per il giornalismo italiano, credo che in pochissimi facciano un buon giornalismo in Italia, credo che il controllo delle fonti sia, con gli amici che ridono, credo che il controllo delle fonti sia una roba che andrebbe spiegato fin dalle elementari, anche solo per impedirti, mi ricordo che dicevano devi imparare a leggere il giornale, no, insegnatemi a leggere la notizia, cioè a capire se è una notizia a fonti, queste fonti da dove vengono, bla 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 bla, perché è diventato fondamentale. Poi mi sono iscritto all'università perché c'era eco, quindi c'è un vecchio tema degli anni 60 che era il confronto tra apocalittici e integrati e si ripropone anche oggi. Gli apocalittici dicono oh mio Dio la tecnologia ci distruggerà, gli integrati dicono oh mio Dio la tecnologia è fantastica, ci salverà la vita, in mezzo c'è tutto un mondo, lo so, finisco democristiano Leonardo. Vado un pochino a chiudere con quello che mi sta in realtà molto più a cuore di più o meno tutto il resto. Si parla di fake news, si organizzano dibattiti come il nostro, incontri come il nostro, da tutte le parti, ormai in Italia, nel mondo, e io comincio a sentire delle cose che a un liberale liberista, neoliberista, neoimperialista come me fanno venire
guerra fondaio, chiaramente, fanno risalire i piedi sulla schiena e comincio a sentire che bisogna proibirle, ok? Che bisogna contenere, che bisogna limitare, che bisogna comprimere. E allora torno al mio vecchio cavallo di battaglia sulla libertà di espressione, sulla quale io sono completamente intransigente, meglio su tutto, più o meno, tranne che su quello. Chi decide cosa non si può dire? Per questo, secondo me, è il tema politico che questo dibattito porterà alla luce. C'è una grandissima tentazione da parte di tanti a decidere cosa si può e cosa non si può dire. Ecco, bisogna fare grandissima attenzione. La forza di Google è stata la neutralità. Non si doveva attivare la telefoneria. La forza di Google è stata la neutralità degli algoritmi nel proporre i risultati di ricerca. Google ha funzionato perché nessuno interveniva sui risultati, ma era una serie di funzioni che davano dei risultati. Questa è la forza del digitale. L'intervento umano, che dice cosa è vero e cosa è falso, secondo me è straordinariamente più pericoloso dei danni che per ora hanno fatto le fake news. Quindi, che dirvi, io spero che il dibattito sia appassionante, il dibattito che mi seguirà. Vorrei davvero parlare di tantissimi altri temi, ma dietro questo argomento c'è di tutto. Io guardo Matteo, perché ieri ha condiviso, e anche Pietro, che ho visto prima, hanno condiviso il dato sulla criminalità, che è in costante calo in Italia. Se io leggo Facebook sperimentale, quindi ho un sacco di persone che non sono nella mia rete sociale e che leggo quotidianamente, francamente sembra che Tedesco li venga accoltellato da qualcuno. Il crimine è in calo, vogliamo dirlo? Vogliamo dirlo chiaramente che il crimine è in calo in questo paese, che magari anche in questa città. Anche in questa città, e che certe tipologie di reato magari andiamo dentro al dato. E chiudo l'intervento come l'ho aperto. È il rifiuto dell'esperto che ci sta portando a questa enorme e grandissima difficoltà. Perché se smettiamo di credere a persone che per 30, 40, 50 anni hanno studiato un argomento o un problema e cominciamo a credere al primo passante che passa per strada, perché, ok, adesso la polemica la faccio sul serio, realmente uno in Parlamento, in Commissione, ha detto l'ho letto su internet, perché l'ho letto su internet è il male. E male lo dice uno che voleva internet nel 94 quando ho letto Neuromante per la prima volta. Io vengo dal cyberpunk, sono appassionato di cyberpunk e leggo questi temi alla luce delle previsioni del cyberpunk. Purtroppo sto vedendo tante cose di quegli scenari apocalittici che cominciano ad avanzare, non ultime, ripeto, la tentazione della censura, perché di questo stiamo parlando. Io ho un nemico politico abbastanza chiaro in questo tema, è il presidente della Camera, Laura Boldrini, che fa dei danni ogni volta che parla di digitale colossali, un altro è Boccia del PD che fa dei danni quando parla di rete. Chiudo, amorosa. Ottimo! E chiudo, visto adesso prendo più o meno tutto l'arco parlamentare, ricordando una piccola cosa di cui non si parla praticamente mai. Anzi, non la sa nessuno, non è il complotto, è semplicemente così. La Casaleggio Associati ha un business model incredibile, gran parte del suo fatturato però, al di là dei diritti dell'associazione, bla bla bla, deriva dall'infrastruttura tecnologica. La Casaleggio Associati alla fine degli anni 90 in Italia ha comprato tutti i server che facevano CDN. CDN è Content Delivery Network. Adesso io so che comincio a parlare in maniera abbastanza stupida perché non è un tecnico, la faccio semplice. Facebook, Google, i grandi player, per darvi il dato in maniera veloce, perché anche se viaggia la velocità della luce la distanza conta, quindi vengono effettuate delle copie che vengono aggiornate costantemente su delle macchine che sono geograficamente più vicine all'utente che fa la richiesta di quel dato. Il 95% dei CDN in Italia sono della Casaleggio Associati. Quando io ho una copia statica dei dati degli utenti di Facebook per l'Italia, io posso usare quei dati, posso fare data learning, posso istruire quei dati, posso farli girare, posso costruire gratuitamente quei profili psicometrici di cui parlavo prima. Come si fa oggi una campagna elettorale? Io ne avessi i mezzi, la farei così.
prenderei i dati, li analizzerei, profilerei e comincerei a sparare le mie notizie sulla base di quello che le persone si aspettano di leggere. Punto. L'altro, abbiamo dato 7 minuti di casino, 7 minuti a testa per gli interventi. Preghiamo di stare, io sarò lì da fare la cervello. Allora, secondo la migliore tradizione politica, quando manca un minuto mi segni, così. Allora, Michele, quando è intervenuto, ha fra le righe citato quello che secondo me è il convitato di pietra quando si parla di fake news, che è la propaganda. Non è un modo per spostare il problema, ma semplicemente per cercare di capire cosa sono queste benedette fake news e perché vengono fuori. Rispetto agli ultimi anni, quando ci sono i social network, per cui una quantità incredibile di persone ha accesso a una comunicazione potenzialmente globale e con mezzi tecnici pari a zero, in realtà la propaganda usava esattamente le stesse metodologie quando però era un presupposto, una possibilità di un'oligarchia. Come dice, oddio, no, è una cosa abbastanza banale se ci pensate. Quando noi pensiamo a un'informazione che andiamo a dare, in passato per far sì che quell'informazione, quella notizia fosse vista da molte persone, bisognava avere dei mezzi, bisognava avere dei soldi, bisognava avere dei mezzi, delle conoscenze tecniche e quindi la possibilità che quella notizia fosse diffusa. Era la base della propaganda. Oggi la propaganda potenzialmente è molto più democratica perché vi hanno accesso come produttori di conoscenze, di informazioni, persone che hanno ovviamente non hanno bisogno di avere molti soldi, che non hanno bisogno di conoscenze tecniche particolari, perché negli ultimi 10 anni chiunque, anche non un informatico, anche uno che non capisce nulla di programmazione, può crearsi il suo blog e mettere online un sito, e possono avere una platea pressoché infinita entrando in un social network e semplicemente inserendo la nostra email e una password. E a quel punto potenzialmente possiamo parlare con il mondo intero. In passato la propaganda invece era in mano a pochi, a chi gestiva il potere, a chi aveva dei soldi, a chi aveva magari la possibilità di relazionarsi con giornalisti, con delle case editrici. Quando noi parliamo oggi di fake news, alla fine non facciamo altro che riproporre su una scala di livello diverso quello che facevano altri in altri anni. Un esempio positivo, la fotografia di Churchill con il sigaro che improvvisamente viene cancellato nelle immagini di qualche anno successivo. Perché questo? Perché c'è stata una svolta cosiddetta salutista e quell'immagine con il sigaro non era ritenuta positiva, è una fake news. Il fatto di raccontare in giro le credenze popolari sugli ebrei che venivano riproposte in modo massacrante su tutti i mezzi, dalla propaganda nazista per poi arrivare alle leggi razziali, è una fake news. Dire che gli ebrei rubavano, si arricchivano alle spalle della popolazione, eccetera, eccetera, eccetera. Dire che, ad esempio, usare una fotografia durante un comizio di Lenin, così li tocchiamo tutti, tutte le parti, dove c'era Trotsky, e far sì che nel momento in cui Stalin va al potere, Trotsky non piace più all'autorità, la fotografia con Trotsky viene sostituito, Trotsky viene cancellato e viene sostituito Trotsky con un prolungamento del palco, è una produzione di una notizia falsa.
La differenza è che oggi la falsificazione di informazioni avviene per opera di chiunque. Non c'è bisogno di detenere il potere, non c'è bisogno di appartenere magari a un grosso gruppo editoriale, non c'è bisogno di avere molti soldi, potenzialmente la può fare chiunque. Questo però non ci deve trarre in inganno, perché le fake news delle varie catene umane, non il sito che è stato poi oscurato grazie al cielo e che portava, era una vera e propria pattumiera di razzismo, un sito come quello non è che però nasceva dal nulla, ma nasceva da un disegno. Ossia c'era qualcuno, poi c'è anche chi ha studiato, chi sono, guarda caso, la società che sta dietro a una serie di siti produttori di queste notizie, che hanno sì lo scopo, come diceva Michele, di raccogliere i dati per poi profilare al meglio la popolazione, ma non aveva solo questo scopo, ma aveva lo scopo, cavalcando la pancia, il sentire comune, semplicemente di far passare una sensazione all'interno della società, ad esempio, di pericolo, di aggressione nelle nostre libertà, per poi ovviamente procedere anche ad una propaganda di tipo politico e quindi di carattere anche sì elettorale. Ecco, io ovviamente adesso taglio un po' corto e passo da una parte all'altra perché i minuti sono pochi, adesso non so quanto mi manchi. 2 minuti. Ecco, negli ultimi 2 minuti in realtà io vorrei dire un po' il che fare, ecco, un po' questa cosa un po' retro, no? Ecco, anch'io come Michele penso che vietare sia una cavolata. C'è bisogno di regolamentazione? Sì, la sensazione è sì, perché comunque se vediamo la quantità di notizie false che vengono condivise anche da persone in buona fede, ti dà l'idea di dire ma dobbiamo proteggerli. Però in realtà gli strumenti per agire ci sono già legalmente, non hai bisogno di creare una legislazione ad hoc. E oltretutto in questo ambito secondo me è totalmente inefficace. Non è un problema di libertà solo di espressione. Anzi, io a differenza di Michele sarei per tagliare la lingua, ovviamente metaforicamente, se no poi mi dicono che ho detto che bisogna tagliare la lingua a certi personaggi, non lo sto dicendo, è una metafora, però bisognerebbe tagliare, sì, bisognerebbe tagliare la lingua e impedire la parola a chi ad esempio porta violenza, porta odio, porta omofobia. Certo, qualcuno mi dirà, ma occhio, perché poi se vanno al potere gli altri rischi che sia tu quella che non ha più diritto di parola. Sono i pro e i contro. Dal mio punto di vista, sì, mi piacerebbe una società in cui venisse vietato di diffondere idee d'odio. Mi piacerebbe molto. Però penso che sia inefficace una soluzione del genere. Nel senso che se io vieto a qualcuno di parlare, non è detto che questo non mi diventi una vittima. E io non riesco comunque a controllare il flusso di odio che può passare. Quindi ecco, una legislazione penso che sarebbe inutile. Penso che sarebbe inutile anche la soluzione che sta portando Google, Facebook, cioè l'idea di, attraverso gli algoritmi, arrivare a individuare le bufale, le fake news e segnalarle in qualche modo al povero lettore che magari si ritiene una persona degna di protezione e che ha bisogno di una guida. Facebook sta lavorando per far sì che queste notizie bufale vengano accompagnate in link alle notizie bufale, una volta condiviso, a dei sottolink che magari o neghino quel dato o che semplicemente mostrando link ad altri siti facciano vedere che magari l'autorevolezza della fonte è discutibile. Si è provato a giocarsela con l'ironia e vado a chiudere. C'è una pagina Facebook che consiglio a tutti di visitare che è Vergogna, finiamola, fate girare. Chiaramente dal titolo si capisce che è una pagina sarcastica. È stata fatta da una mia collega che di lavoro si occupa di comunicazione politica e ha fatto un esperimento, chiudo con questo esperimento, dove metteva un'immagine di un attore famoso e in un meme, cioè avete presente quelle immagini con una fotografia e una scritta tutta in maiuscolo, e in particolar modo ho usato quella di Morgan Freeman, attore famoso, e c'è scritto che prendeva 95,48 euro al giorno dallo Stato, questo clandestino, e in più andava in giro vestito in modo elegante. Bene, la popolazione ha condiviso, il popolo di Facebook, l'internet, ha condiviso questa immagine, alcuni dicendo è un clandestino, è una vergogna,
alcuni dicendo è Morgan Freeman, non capendo il sarcasmo e dando praticamente dell'ignorante a chi aveva condiviso per primo questo meme, e qualcuno, e qua è un tocco di genio, dicendo no, è Nelson Mandela, perché Morgan Freeman, per chi non lo sapesse, ha fatto la parte di Nelson Mandela in un noto film. Ecco, chiudo con questa cosa solo per dire che io pensavo fino a qualche tempo fa che l'unica cosa che ci poteva salvare fosse l'ironia e il sarcasmo. Ecco, dopo aver visto queste condivisioni, penso che non abbiamo semplicemente speranza. Alessandro Rossi è un ingegnere e già questo è un grande male. Che non ha mai esercitato. Ma soprattutto lavora a Ranci Emilia Romagna. Scusate. Lavora Lanci dell'Emilia Romagna su tutte le politiche energetiche che i comuni potrebbero fare. Ci parlerà di clima e altro. Io vi ho portato un po' di figurine per provare ad articolare un discorso che non so se riuscirò ad essere efficace. Sono abituato a parlare ad amministratori di comuni dei 333 comuni della nostra regione. Cosa diceva prima Travagli, Bank, ci sono le cose che fanno click e le cose che non fanno click. Io provo a ribaltare un po' il discorso che è stato fatto fino adesso. Sì, c'è qualcuno che lavora scientemente per le fake news, ma c'è anche chi le mangia. E io proverei anche a lavorare sul tema di chi le mangia. Perché le mangia? Perché corre a vedere quelle e non ad approfondire le altre? Perché sono diversi anni che si sta restringendo il nostro livello di benessere. Il sistema ha raggiunto un limite e adesso, anziché distribuire benessere, pensateci che negli ultimi 10 anni il nostro benessere operativo totale è aumentato. Guardiamo come vivevano i nostri genitori, guardiamo come viviamo noi oggi, poi c'è stata un'inversione di tendenza. E la tendenza del singolo che vede restringersi il suo livello di benessere è quella di trovare un nuovo, trovare del colpe, individuare che cosa è successo, e per rimanere nell'area di comfort, ovvero non scegliere di mettersi in gioco e di mettere in gioco le proprie credenze, le proprie, e i propri ragionamenti che fino a quel momento sono serviti ad aumentare il proprio benessere, per rimanere nell'area di comfort la fake news è un bel modo, perché io mi trovo un nemico, io riesco a trovare il complotto, e di complotti peraltro, di complotti veri ce ne sono sempre stati, quindi sono rafforzato dal fatto che ce ne sono stati di complotti, e quindi scoprire nuovi complotti e scoprire nuovi colpevoli mi fa rimanere in un'area di comfort e non mi fa mettere in gioco nel rimettere in discussione le mie credenze. Questo perché? Perché di fronte al cambiamento radicale che stiamo vivendo, la psicologia ci insegna che noi passiamo tutti quegli stadi e rimaniamo incastrati in quegli stadi, e prima di arrivare a livello di accettazione, e non tutti arrivano a livello di accettazione, rimaniamo bloccati lì. E rimaniamo bloccati lì anche se abbiamo la percezione di un rischio enorme che ci sta arrivando, perché quel camion quando arriva, arriva sul serio, non è... Allora, come fare, qual è la pillola giusta per provare a ragionare? L'abbiamo detto più o meno tutti, qualcuno ha usato il termine fatti, io userei meglio il termine dati. I dati ci sono, vi devo parlare di clima, i dati ci sono le agenzie internazionali che li fanno, ma al nostro livello, anche noi qui in Emilia Romagna, che abbiamo una delle prime agenzie regionali per l'ambiente che ha un servizio con il nome clima, idrometeo climatico, raccoglie dati dal 1961. Chi è nato nel 61? Uno, due, due. Io nel 62. Qui c'è la nostra storia, non si vede tutto. Perfetto.
I dati sono dal 1961 al 2015. Io qui lo vedo tutto, come lo vedete. Comunque questo oggetto qui, che è disponibile in rete, c'è anche un link nelle slide se Leo avrà voglia di farle circolare. Questi sono come sono andate le temperature nel trentennio 61-90 e nel trentennio 91-2015, più o meno trentennio. Ovviamente va letta la leggenda, ci vuole un po' di tempo per ragionare su queste cose, non riesci a darle, poi quelli di ARPA non sono molto bravi a comunicare. Queste come stanno andando le piogge, i numeri sono agghiaccianti, guardandoli sono agghiaccianti, questo è il bilancio idrico, cioè quanta è l'evapotranspirazione che avviene e quanta è la pioggia che cade. Questa è l'estate, hanno dovuto cambiare la scala qua nei due trentenni perché non c'era il dato. I dati ci sono, non solo, ma qui sono stati bravini, li hanno messi anche a livello comunale. E quindi uno può vedere a casa sua, anche se ha poco senso dal punto di vista climatico, però sulla base di questi dati io ti faccio vedere nel comune di Carrara che cosa succede. Scopriamo che il comune di Reggio Emilia è il capoluogo di calore della regione, perché è quello che ha avuto un incremento della temperatura maggiore. E i dati ci sono, dopodiché su questi dati io devo cominciare a fare qualche ragionamento. Perché sta succedendo questo? Allora, c'è qualcuno che lo mette in relazione con la CO2 e scopriamo che negli ultimi 500 anni, sono milioni di anni, è successa quella cosa lì, e guardate che cosa sta succedendo adesso. Siamo completamente fuori scala rispetto agli ultimi 450 milioni di anni. Stiamo consegnando ai nostri figli e ai nostri nipoti un qualcosa dove probabilmente non si riuscirà più a vivere. Però è la CO2, oppure mitico, quello che ci insegna la Chiesa pastafariana invece, che l'incremento delle temperature globali è dovuto al fatto che i pirati sono sempre di meno. E questa è assolutamente una correlazione vera e assolutamente raccontabile. E da qui ad andare a qui il passo è un altro. Peraltro questa qui è l'ultima scoperta, le scie chimiche invisibili. Adesso ci sono anche quelle. Peraltro, per dar ragione a Michele, io mi ritrovo perseguitato su Facebook da quell'immagine, perché per una volta per sbaglio ho cliccato su quel sito e non riesco più a uscire. Allora, in una situazione del genere, lo diceva prima Elisa, che ha parlato prima di me, si possono prendere per il culo, si può dire al TAN va benissimo, però probabilmente non è quello che serve. Cioè, se queste notizie trovano terreno fertile nelle persone, bisogna provare a lavorare anche sulle persone. Qui c'è qualche giornalista in sala a cui vorrei lanciare una battuta, niente di più. Quello che si è disgregato è la capacità delle persone di ragionare tra di loro. Provare a costruire una strategia di comunicazione che punti a ricostruire i tessuti sociali e i tessuti, lì c'è scritto empatia, che non si vede, sta mancando, che è quella che ha generato, è quella che ha consentito al mercato di svilupparsi quanto più possibile, che ci ha resi soli, e nell'assenza della relazione con gli altri abbiamo bisogno di aggrapparci qualcosa, e questo qualcosa, quando lo troviamo lì facile, pronto sul tavolo, lo acchiappiamo, perché è quello che serve alla nostra neocorteccia, che ci aiuta a rimanere in un'area di comfort. E l'ultimo elemento è chi parlava di equilibrio, riuscire a raccontare le cose mantenendo un equilibrio tra le emozioni e il dato. Emozioni e dato, che è un nostro problema di tutti,
senza il quale però non usciremo da questo dal casino nel quale siamo. Ho superato. Sì. Basta. Alessandro, io darei la parola a Daniele Nugli, così ci teniamo tutti i giornalisti per la fine. Leggo che mi faccio risparmiare 3 minuti, perché dura 4 minuti. Adesso mi dico, no? Sì, l'ho trovato. Penso, dunque sono, credo, dunque ho ragione, suggerisce l'amico. Ma senza la credenza... assicura Gadamer, non vi sarebbe dubbio, e aggiungo io, per di più piatti e pentoli starebbero sul pavimento senza la credenza. È che del credere e del non credere bisogna fare il giusto uso. Non è che se non credo più a Dio non credo a nulla, scrive Chesterton, credo invece a tutto, o almeno è un rischio che corre con quanto credulone. Diceva invece mio zio Rubens da Susera, tu sia rosina, dis, ma le nasera, la credo a tutti. Ho conosciuto 2 credenti, uno attraverso gli scritti. Per me Dio è la verità, scriveva, ma preferisco dire che la verità è Dio, così da essere assieme a tutti nel cercarla. E ci teneva tanto da sostituire la bella parola ahimsa, non violenza, con satyagraha, forza o fermezza nella verità, alla quale la non menzogna aiuta ad avvicinarsi. Si chiamava Gandhi e la sua biografia l'ha intitolata Storia dei miei esperimenti con la verità. Oggi avrebbe avuto altro con cui confrontarsi. L'altro credente lo conosco di persona, ha indossato un saio che gli sta benissimo. Dice semplicemente, non sa la verità da chi è lì. E questo mi aiuta a pensare. Come Pilato, perché che lo ripeteva ogni volta che si lavava le mani. Noi non sappiamo anche noi. Qui est veritas e post veritas allora. C'è una dea. Io vado molto più indietro degli anni Ottanta. C'è una dea dal nome suggestivo che ci potrebbe aiutare. Si chiama Pocius Verta. È la dea della profezia, presiede i parti complicati e spesso allora sfortunati. È la faccia trista della gemella siamese Proorsa che conduce a buon termine il parto. Canta, attiva e prudente Proorsa. Non così post Verta. Assieme a Proorsa forma la duplice dea Carmenta. Seguiva, ispirava pessimamente le Carmente, profetesse entusiaste, quasi carentes mentes, dicevano i latini, e cioè senza cervello. Oggi la sua influenza riguarda anche i Carmenti, operativi ovunque e anch'essi del pari senza cervello. Il parto dell'essema suona meglio di parola, post verità, traduzione da post truth, ha avuto un grande successo. Post verità, post verità, anzi non post verità, vedete, niente da confondere, presiedeva al parto podalico, qualche volta con successo, quando cioè il neonato si presentava in uscita con le natiche, non con la testa. Il culto e la pratica della post-verità caratterizza invece chi, comunque nato, usa le natiche per credere e si fa per dire per ragionare. Post-veritas è dunque verità dal di dietro, come veritas post è verità in secondo piano. Confidiamo che i fatti abbiano la testa sufficientemente dura e che con i loro assidui ricercatori possono aver ragione cultori e diffusori di post-verità. Sono paranoici sociali,
più contagiosi e pericolosi dei paranoici psichiatrici, perché capaci di coinvolgere altri nei loro deliri. Non sono simpatici, come per esempio Mastro Tanet, che indicava che era convinto che gli americani mentissero dicendo di essere andati sulla Luna, e indicava la Luna grande e lontana nel cielo di Rossano, e diceva: ma come ci andavano ad andare? E quando gli dicevano: ma se non fosse vero, i russi li avrebbero smascherati, trionfante univa le mani dicendo: su d'accordo. Grazie Daniele, hai sforato di un minuto anche tu. Cominciamo dalla parola ai giornalisti. Devo scusare l'assenza di Stefano Nobili, di Marco Contini e di Alessandra Boero, che per varie ragioni mi hanno avvertito non poter essere qui con noi. Daniele Occhio. Io da buon giornalista contemporaneo non mi sono preparato. Se mi stimolate fate una grande cosa. In realtà, prima Michele parlava della mancata considerazione degli esperti nel mondo della comunicazione moderna e attuale. A me è venuta in mente una cosa. Voi sapete che ultimamente in Italia c'è stata una recentissima epidemia di morbillo, e molti l'hanno collegata al fatto che il dibattito che si è sviluppato in Italia come nel resto del mondo sull'utilità dei vaccini, il dibattito fortemente anche i vaccini, è stato spinto verso questo problema. I media, noi giornali, la politica, anche gli esperti ci hanno raccontato che il problema nasce da la bassa cultura scientifica italiana, cultura scientifica anche negli Stati Uniti o in generale occidentale, dove non vediamo più gli effetti di quelle malattie, quindi ci siamo abituati a vivere meglio. In realtà tutto il racconto, buona parte del racconto che è stato fatto su questa recentissima epidemia di morbillo è un racconto parzialmente falso, per un motivo. L'epidemia di morbillo attuale ha colpito in buona sostanza soggetti giovani, ma non bambini. Ha colpito ventenni molto vicini ai 30 anni, ovvero persone che non hanno vissuto, i cui genitori soprattutto non hanno vissuto in un periodo in cui c'è stata una cultura antivaccinista. E allora il problema qual è? Che oggi gli esperti, compreso un famoso medico virologo, che avete sentito nominare, si chiama Roberto Curioni, hanno lanciato, poi sono corretti, però hanno lanciato l'idea che tutto questo dipendesse dal mancato ascolto degli esperti. Non è l'unica situazione in cui si sono sviluppate delle dinamiche del genere. Prima si parlava di clima. Ora noi, penso, la maggior parte di noi crede, tra virgolette, nel cambiamento climatico, nel riscaldamento globale. Però all'interno del dibattito che si è sviluppato su questo tema ci sono anche esperti contrari a questa teoria, esperti che non sono esperti, qui siamo noi media che li stiamo autorizzando, e questo è un problema che gli stiamo dando credibilità, e questo è un problema, secondo me, dell'incapacità oggi di filtrare da parte nostra, da parte di noi giornalisti, quale sia il vero esperti. Questo poi ha generato l'incapacità anche di chi riponeva fiducia su di noi come esperti filtratori delle informazioni di capire dove sia la verità.
capire dove sia un'alta probabilità di avere delle informazioni corrette. Ma non è un fenomeno recente. Io infatti contesto un po' la formulazione di post-verità o di fake news, che in realtà storicamente, qui parlerà Francesco dopo, storicamente di fake news il mondo ne ha conosciute parecchie, i giornali, i media, i giornalisti ne hanno raccontate veramente tante, anche quando non c'era internet, quindi non è solo un problema di internet. È un problema oggi, secondo me, di selezione, di capacità di selezionare l'informazione, capacità anche del lettore, dell'ascoltatore, dei pubblici in generale, di riconoscere da un lato l'autorità di chi gli dà informazione e dall'altro lato l'autorità di chi quell'informazione la fornita in origine. Io se non mi stimolate... Volevo, siccome spesso appunto le due sono più articolate così, volevo parzialmente specificare quello che ha detto il Morvillo. Allora, negli Stati Uniti l'epidemia è stata tra i bambini e lì sembra collegata al fatto della vaccinazione. In Italia anche 20 anni fa non era obbligatorio la vaccinazione al Morvillo, quindi al contatto, io ho anche degli amici, tutti poi prendono il Morvillo se non hai avuto il piccolo. Quindi sono due cose diverse e negli Stati Uniti è stato fatto il collegamento statistico anche, per cui sembra che il legame c'è, perché le vaccinazioni, lì tra l'altro le a seconda dei periodi era anche obbligatoria, quindi loro hanno avuto il confronto, quindi come sempre è difficile, solo che naturalmente negli Stati Uniti è molto popolare, è un bel titolo che immagini chi è andato a verificare Audi in Italia. E poi, quindi il contatto per chi non ha avuto neanche per i trentenni era obbligatorio, non occorre. Quindi tu sei a contatto con il medico. Ma nei posti dove è stata e negli stati dove è stato obbligatorio, negli Stati Uniti, eccetera, il parallelo ha un fondamento. Quindi volevo solo dire questo, semplicemente perché ci sono anche, prove contrarie. No, prove contrarie nel senso che dove è stato soprattutto dove, l'obbligo, esatto, come dove ha messo insieme, ha preso i dati da Disneyland, perché lì è stato il clou, da Disneyland, quindi, però dopo quando gli hanno scorporati provenienze, stato, eccetera, eccetera, negli stati e col periodo hanno potuto fare anche la relazione. Quindi quello non è che è discussa quella, vi spiego poi, che poi qua o in Olanda o non so dove facciano perché gli fa comodo, è un'altra cosa. Attenzione però, io non dico che non influisca, ovvero che no, ma cultura... io non contestavo, no. Ho detto che là l'hanno potuto fare perché il CUC ci sono tante diverse morti negli Stati Uniti ed è partito da Disney, cioè dove andavano da varie parti, quindi per quello sono riusciti. Beh, qua, legislazioni diverse l'hanno messa in confronto. In Italia sono nati molta probabilità nel contatto che è avvenuto all'interno degli ospedali, però bambini probabilmente che hanno contratto il morbillo e sono entrati in contatto con operatori sanitari non vaccinati, hanno diffuso il morbillo anche tra gli altri bambini. È ovvio che qui in Italia è difficile fare la correlazione. C'è l'antivaccinismo, aumentano i casi di morbillo. È molto probabile che influisca in una proporzione non irrilevante, però è anche vero che, ricordiamo che per gli operatori sanitari valgono anche degli obblighi specifici, obblighi anche morali specifici. E io contestavo il fatto, mettevo in dubbio il fatto che dovessimo dare troppa fiducia agli esperti nel dibattito sulle fake news, perché anche gli esperti poi nel mondo reale hanno dei comportamenti irrazionali come il resto delle persone, che contribuiscono poi a andare a verificarsi di situazioni spiacevoli, situazioni anche pericolose e compromettenti della salute pubblica. Dicevo una cosa. Come molto spesso
Scusate. No, nel senso che facendo le domande dopo, però non si manda, si sta chi ha avuto il morbillo? Io. E tutti i bambini della mia età. Io ho verificato qualche giorno fa nel mio divertito per gli anni. Siccome mio figlio è entrato in contatto con la Maricella, per venire. Certo, e comunque stiamo parlando tutti, non sono vicino per le cose. Francesco Altavilla, appena dato una notizia riservata su Facebook. Io ho avuto il morbillo. Sono stato vaccinato, credo. No, comunque quello che volevo dirvi io in realtà è molto semplice, credo che recupereremo tutti i punti che abbiamo sforato negli interventi precedenti. Un producer di CBS ha dato una definizione, secondo me, perfetta e abbastanza sintetica di fake news, poi vi dirò quello che ne penso. Sono notizie probabilmente false, che hanno grandissima attrattiva e che acchiappano un sacco di click, no? Per dirla, per contestualizzarla nel contemporaneo. Ed è effettivamente questo, c'entra due punti secondo me centrali nel dibattito sulle fake news. Sono notizie probabilmente false, quindi abbiamo diversi gradi, no? Di mélange tra fonti verificate, fonti non verificate, fonti completamente inventate, fonti costruite, e hanno grande attrattiva, quello che diceva prima Michele, no? Si innestano su un sentimento diffuso di sfiducia, eccetera. Qua secondo me entra in gioco un altro elemento che è fondamentale se parliamo di fake news o notizie false in Italia, posto che, faccio un passo indietro, trovo che il fenomeno delle fake news sia vecchio almeno di qualche secolo. Noi in Italia, in realtà nel mondo, stiamo portando sulle spalle l'effetto di una delle più grandi fake news dell'Occidente, che è la donazione di Costantino. Vi faccio proprio una rapida sintesi: è un documento che veniva spacciato per essere un documento del IV secolo, con cui l'imperatore Costantino avrebbe lasciato al pontefice il dominio dell'Occidente e di Roma. Peccato che questo documento del IV secolo era in realtà un documento del secolo VIII, e quindi vabbè, ci sono tutta una serie di conseguenze di una certa rilevanza, direi, no? Ok, perfetto. Questa, adesso se vogliamo tirarlo un po' per i capelli, un po' così, è una fake news. Ma un'altra fake news che è satira, però di fatto la satira in realtà, che cos'è se non una notizia falsa che è verosimile e che ha grande diffusione proprio perché è verosimile? Non so se vi ricordate, alla fine degli anni 70, a un certo punto Paese Sera venne fuori con arrestato Ugo Tognazzi, era il capo delle BR. No, avete presente? Tutti voi leggete i giornali da molto prima che io nascessi, credo, no? Ve lo ricordate? Perfetto. Anche quella lì era satira, di fatto era una notizia falsa ed è ben credibile la diffusione. Continua ad averla perché ogni tanto qualcuno la riposta, viene fuori, è molto divertente, fa molto ridere. C'è anche Vianello nella direzione strategica di quelle BR, che non esistevano ovviamente. Bene, nel 2017 le fake news che cosa sono? Sono un fenomeno, un magma vario, io credo, che va appunto dalla satira, dalla notizia che fa sorridere ed è completamente falsa, alla notizia che in realtà prende delle fonti verificate ed effettivamente vere, dandole però con una certa sfumatura, e qua secondo me la responsabilità e il ruolo del giornalista è fondamentale. Il giornalista in Italia ha perso quel principio di autorevolezza, no, che aveva in passato, credo, spero. Mi hanno sempre detto che l'aveva in passato, io sono arrivato in questa professione che non ce l'aveva già più. E in realtà dare la notizia in un certo modo pregiudica, no, la percezione di questa notizia, e vi lascio dicendovi, è il segno che ho finito il minuto, no? Vi lascio dicendo, facendo questa riflessione. Le notizie, per quanto ne so io, non sono mai neutre. I fatti sono neutri, no? Come decidiamo di raccontare i fatti, per mille motivi, perché c'è un caporedattore, perché c'è il caposervizio, perché noi decidiamo che vogliamo raccontarlo così, non è mai neutro. Non racconteremo mai i fatti, non daremo mai una notizia in maniera oggettiva, per quanto ci sforziamo di farlo, eccetera.
Direi che io non ho troppo altro da dire, se avete delle domande da farmi, ma io non mi farei nessuna domanda. Vi ringrazio. Difficile raccontare le cose in maniera oggettiva perché non siamo oggetti ma soggetti, per agganciarvi a quello che diceva Francesco. No, io però prima di parlarvi, si sente, sì? Prima di parlarvi di fake news e di post-verità, vorrei parlarvi invece di verità, proprio della verità, quella lì, che è un oggettino che andrebbe, come dire, trattato e maneggiato con cura e non invece scagliato come un... usato, bandito come nasce, come spesso avviene. E mi riferisco in particolare alla verità quando viene concepita nei termini del dogma, cioè quando si fossilizza, quando la verità diventa una affermazione indiscutibile. Allora, questo tipo di verità c'è, è la verità dei credenti, che non sono solo inseriti, inclusi nell'ambito religioso, si può credere in tante cose, credere in maniera fideistica, ma questo è un altro aspetto. La verità in quanto tale, la verità che il giornalista deve perseguire, è una ricerca continua e inesausta, secondo il metodo scientifico indicato da Karl Popper, che procede per congetture e per confutazioni, cioè per ipotesi e per continue verifiche dell'attendibilità dell'ipotesi che io ho formulato, del modello che ho costruito. L'impegno non è quello di corroborare la mia tesi, di darle forti dalle sostanze, è al contrario quello di scalpellarla, di cercare di abbatterla per vedere se regge. Più regge, più si rafforza. Ma la verità non è una cosa statica, definita una volta e per sempre. È un prisma, la verità, che riflette e rifrange mille sfumature diverse. Lo possiamo immaginare, se vi piace, anche come un grande mosaico, cui manca sempre almeno una tessera per essere completato. E quella tessera lì ha il potere di sovvertire il senso complessivo dell'immagine e di offrirci un altro punto di vista. Allora, siccome vedo che il tempo va via veloce, salto alcuni passaggi e arrivo a dire questo. Se per post-verità intendiamo la giusta, legittima facoltà di ciascuno di affermare il proprio punto di vista, io credo nulla di male, anzi una cosa sacrosanta. Però attenzione, questo punto di vista deve reggersi su qualche cosa. Zagrebelsky, prima parlavo di Popper, Zagrebelsky ci insegna che serve la verità chi coltiva il dubbio. E quindi, anche in questo caso, dobbiamo laicamente sempre valutare se le nostre asserzioni hanno un fondamento oppure non ce l'hanno. Questo è il punto dirimente. Non si può affermare qualsiasi cosa pretendendo di infondere alla nostra affermazione un carattere di verità se non c'è un riferimento puntuale con la realtà, con i fatti. E per il giornalista il punto di riferimento sono i fatti, ma i fatti, però attenzione, non è che parlano, ci forniscono degli input che vanno interpretati. Allora torniamo al discorso che faceva prima Francesco: siccome ognuno di noi ha una propria vita, ha una propria storia, ha una propria sensibilità, ha un proprio percorso, per quanto si sforzi, ed è suo dovere, di essere il più possibile imparziale, onesto, a me piace questa definizione, non potrà mai essere oggettivo. E quindi l'assoluta oggettività non la raggiungeremo mai. Quanto mi rimane? Posso articolare ancora un pochettino. Ma intanto proseguo. E le fake news, ha detto qualcuno, non è che le abbiamo scoperte, forse le abbiamo riscoperte adesso, ma non sono una novità dei nostri tempi. Ci sono sempre state. Le chiamavamo
valle prima, ma c'erano anche prima, e hanno alimentato tanto cattivo giornalismo. Voglio dire, la storia del cormorano del Golfo, ve la ricordate? Che ha cambiato gli esiti e come dire, il posizionamento dell'opinione pubblica internazionale durante il conflitto Stati Uniti-Iraq nel 91, se non ricordo male. Il cormorano del Golfo imbrattato di petrolio, prova e vittima innocente della ferocia delle truppe di Saddam che, fuggendo da Kuwait, stavano distruggendo e bombardando i giacimenti, creando una ecatombe, una catastrofe ecologica di proporzioni spaventose. E il cormorano rappresentava quello. Peccato che quel cormorano sia stato preso da un'agenzia di marketing in Florida, fotografato sulle spiagge della Florida, imbitumato a bella e posta e, grazie alla compiacenza di un'agenzia americana, diffuso in tutto il mondo come emblema di quella peccatone. Oggi la chiameremo fake. Era una balla. Lo stesso era il massacro di Timisoara. Ci hanno ricordato che Ceausescu aveva causato 4.500 morti per reprimere l'insurrezione dopo il crollo del muro di Berlino. Abbiamo scoperto qualche anno dopo che quei corpi erano stati riesumati dal cimitero, che erano 25 le salme, che la notizia che è circolata in tutto l'Occidente, alla quale qualcuno ancora oggi crede, era frutto della compiacenza di una TV ungherese che si è prestata. Quando va sul fatto e quando va a fare un'intervista, perché se si presenta impreparato casca in trappoloni che nemmeno se ne immagina. Grazie a tutti, grazie a chi è intervenuto. Io passerei al dibattito, però appunto il dibattito gaudente, per cui con l'aperitivo. Grazie a tutti.